Il mondo delle professioni è fondamentale per far crescere l'economia e la socialità. Noi dobbiamo pensare che le professioni oggi sono, in Italia in particolare, un elemento che è determinante per attrarre nuovi investitori, far crescere il tessuto economico e sociale e dare anche modelli di sviluppo diversi, più articolati a questa economia che oggi ovviamente sta vivendo delle stagioni difficili e ha bisogno di consulenza preparata, ha bisogno che i professionisti sappiano interagire, interloquire tra di loro, proprio perché questa funzione di consulenza oggi non è più uno solo spettro della questione. Quando noi parliamo per esempio di aiutare le imprese in una maggiore contrattazione di secondo livello per fidelizzare di più i propri collaboratori, oggi le risorse umane sono fondamentali, ma allora ci vuole il consulente del lavoro, ci vogliono le competenze del commercialista, le competenze sanitarie e sociali che oggi i liberi e le libere professioni possono mettere in campo. C'è un aspetto critico evidentemente, è quello che l'Europa spesso ha costruito messaggi a taglia unica, a taglia da Germania e quindi grandi società per azioni dove dentro ci sono tutte le competenze o comunque diciamo che la funzione consulenziale è forse fatta dai grandi studi legali. No, l'Italia è un'altra cosa, l'Italia è un tessuto di autonomia culturale e professionale, quindi gli studi, le professioni, i liberi professionisti sono esattamente la traduzione culturale di questo modello economico. Ma funziona? Certo che funziona e può funzionare ancora di più. Certo che le leggi, a partire dalla direttiva europea, devono essere scritte anche per noi, o meglio, essere scritte da noi. La prossima Europa deve parlare un po' più italiano in questo senso e magari un po' più veneto, perché io sono convinta da assessore al lavoro da 19 anni che ciò che fa bene al Veneto fa bene all'Italia.